Bentornati e bentornate al podcast di Coi Bravi Nerdazzi. Io sono Moi d'Arte GM e in questo episodio, per la rubrica Intorno al tavolo da gioco, sono con Sandrino Ciao a tutti! e con Lorenzo. Ehi là! Registriamo su Discord, quindi eventualmente gli sbalzi d'audio e forse di umore saranno all'ordine della puntata, però pazienza, va benissimo così. Quando si parla di razze longeve nei giochi di ruolo, immediatamente vengono a mente il nano, l'elfo e tutta quella enorme categoria di razze speciali che popolano i nostri mondi fantasy. Qual è o il problema o il punto della conversazione? Quante volte, magari anche negli anni passati, giocando a Dungeons & Dragons, qualcuno nel gruppo si faceva giustamente avanti scegliendo appunto una delle razze non umane presenti e disponibili nel manuale del giocatore. Ora, chiaramente prendiamo come sempre da esempio Dungeons and Dragons, perché è sempre più facile avere questa base per avere un raffronto per poi appunto affrontare i punti della conversazione. Ma non le basi, appunto, ti permette di scegliere l'elfo e il nano, che ti descrive appunto sempre specificato nel manuale, raggiungono rispettivamente la maturità, l'elfo a 110 anni e il nano, se non sbaglio, intorno ai 70 anni. Ora, il gioco e la maggior parte dei manuali non specificano mai se la maturità si intende per la società in cui quegli individui vivono, oppure se fisicamente, per così dire, lo sviluppo fisico raggiunge l'equivalente di 18 anni umani intorno ai 110 ai 70 anni. Ora, nella valanga di romanzi fantasy, spesso ambientati nel Forgotten Realms o comunque scritti dagli autori che hanno poi collaborato alla stesura di ambientazioni classiche di Dungeons and Dragons, come il Grey Oaks o Eberron o Dragonlance o il Faerûn stesso, appunto, non viene appunto mai specificato questo passaggio e viene fondamentalmente lasciato un po' al personaggio, al giocatore e al gruppo, tranne in un esempio che mi ricordo quando Salvatore, nel libro L'esilio di Driz, quindi il secondo della saga degli Elfi Oscuri, incontra un gruppo di Svirfneblin, che sono gli gnomi delle profondità, che lo implorano, essendo per gli Svirfneblin dei bambini, dei ragazzi, di raccontargli le sue storie quando si era perduto nel buio profondo da solo, cercando di sopravvivere agli orrori che lì affollano ogni grotta, ogni anfratto. Lui si mette a raccontare, per il giubilio ovviamente di questi gnomi, tra l'altro attingendo alle sue capacità di illusione per rendere ancora più ferale e sanguigno il racconto. E poi si fa una domanda, ci cioè si rende conto che gli gnomi con cui sta parlando, qualcuno quantomeno, ci sta che abbia più anni di lui. E Driz in quel momento ha 44 anni ed è giovanissimo per gli Elfi Oscuri, poi non ne parliamo neanche, eppure ha il corpo e il fisico comunque di un uomo adulto, di un adulto. E lo stesso probabilmente lascia intendere il romanzo, vale anche per questi gnomi delle profondità, che sono immaturi per la loro cultura, per la loro società, non fisicamente. Tutto questo per arrivare al punto della conversazione riguardo le razze longeve. Quant'è difficile giocare e soprattutto giustificare un personaggio di 110 anni, quindi che ha già vissuto un lasso di tempo ben maggiore della vita media di un essere umano, quindi già comunque facendo le sue esperienze, addestrandosi, e giocare un personaggio di primo livello, per intendersi. Perché magari l'elfo, soprattutto magari l'elfo, bisogna vedere elfo, c'è cioè elfo, c'è cioè la società elfica e società elfica, però in linea di massima sono sempre rimasti nell'immaginario perché si addestrano nella perfezione delle arti, siano esse militari o siano filosofia, magia. Ma vi rendete conto che hanno avuto 3-4 vite in proporzione per prepararsi non al meglio, all'assoluta perfezione in ciascuno di questi campi? Secondo me è un problema notevole, perché poi ti si presenta appunto nel gruppo: io faccio l'umano di 26 anni, però sono già un mago. Cavolo, è un po' dissonante, no, tutto questo. Ah, ricollegandosi al discorso di partenza, secondo me alla fin fine dipende sempre da come si vuole organizzare il gruppo e a che cosa si sta giocando. Perché una razza longeva non è tanto il fatto di dire si parte col concetto di dire che il personaggio che hai scelto vivrà più a lungo degli altri, cosa che anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi e anche lì magari parlarne. Anche lì uno sta giocando un personaggio che magari può arrivare a vivere 600 anni, io invece sto giocando un personaggio che a 40 anni inizia già a avere i primi malus alle caratteristiche, sempre parlando di Dungeons & Dragons, in altri giochi magari è un po' più difficile. Però quando poi si comincia,
uno dice, vabbè, lo giustifico col fatto di dire che all'interno della sua razza lui sta iniziando a, facciamo conto gli elfi, faccio l'elfo, lo faccio ranger, lui all'interno della sua razza ora ha cominciato il suo capitolo per intraprendere il cammino del ranger e a differenza dell'umano non ha dovuto concentrarsi subito su quello. Ha avuto anche tutta un'altra serie di cose a cui pensare, tutta l'educazione, il legame con la famiglia, il legame con col clan. L'umano invece nasce e già a 12-13 anni deve imparare. A parte perché la cosa bella degli umani è bruciano subito, agli occhi delle altre razze vivono poco, quindi bruciano subito e danno tanto subito. L'elfo no, però anche lì dipende a cosa si gioca e che gruppo fai. L'elfo, nel senso, partiamo come personaggi di primo livello, non ho ancora incontrato un gruppo che fa a mani basse il discorso evito di prendere l'elfo perché c'ha già 120 anni o ce n'ha già 80 e quindi non ci starebbe che parte di primo livello. No, questo discorso io ancora non l'ho sentito. Aspetta, ti fermo un secondo per specificare una cosa. Io faccio l'esempio del primo livello. Questo in generale per dare un gradiente anche numerico, sì, per affiancare il nostro immaginario alle sue capacità. Tu hai detto giustamente che non si è dovuto immediatamente concentrare sul fare il ranger. Per 110 anni è stato istruito alle regole e alla cultura della sua civiltà. Ora, metti questo, se lui in questi 110 anni, meno, 70, 80, gli ultimi 70-80 anni, so che per imparare probabilmente le regole di un'intera società, pensa, ma ci sono voluti 30 anni, che è una cosa folle se ci pensi, folle però, ma ci sta, è un mondo fantasy nei suoi tempi. Intanto la sua percezione del tempo, come dicevi tu, rispetto ai suoi compagni che bruciano presto, è del tutto aliena, completamente aliena. Secondariamente poi, se si fosse concentrato, ad esempio, su fare ritratti, lui, che avesse o meno il talento artistico, in 20 anni, 30 anni è un Caravaggio, o sarà il più, o sarà molte volte il livello di un Caravaggio. Mi spiego, se si fosse impegnato nei successivi 30 anni solo su quello, però ci mancano ancora 60-70 anni per arrivare a 120. Quindi quello che voglio dire io, qualunque cosa tu abbia fatto in quell'arco di tempo lì, quando poi ti presenterai al mondo e chissà come mai non parli già tutte le lingue possibili immaginabili, non conosci già tutte le culture possibili immaginabili, non sai forgiare un'arma, l'alchimia, potresti conoscere praticamente già lo scibile umano e avendolo appreso appunto prima ancora di cominciare l'avventura. Ma senti, secondo me, a parte che ci stiamo scontrando con un ragionamento che è io devo giocare, ci sono dei manuali, ci sono delle ambientazioni, per non ridurre la scelta dei vari giocatori e del master, per sotto determinati aspetti c'è anche la scelta del master che è importante. Facciamo un esempio, noi stiamo parlando di razze longeve, ma se io dal niente si decide che voglio partire come un Asimar, voglio partire come un celestiale, cioè quelle sono entità. Quelle nascono che già sanno fare le cose, anche lì ci sarebbe da aprirselo un capitolo, la differenza fra una longeva e un'entità o una razza che nasce già con delle peculiarità intrinseche, nasce già formato. Però in questo caso qua, nel manuale base, do la possibilità di scegliere tutte queste razze attingendo da tutta una mitologia, da tutta una concezione del fantasy dove ci sono gli elfi, i nani, gli halfling, gli hobbit, chi più ne ha più ne metta, tutte le sottorazze degli elfi, tutte le sottorazze dei nani, varie sfaccettature. E ovviamente nessuno per adesso si è posto il problema del, vabbè, parti che c'è, anche quando si legge lì nella descrizione della razza, età di partenza, cioè, non so se lo ricordate, statura, altezza, no? E colore degli occhi, colore della pelle, tutte cose che davano una mano a capire quanto era quel personaggio, se uno se lo doveva immaginare, e poi c'era l'età, raggiunge la maggiore età a 120 anni. Io dubito seriamente che molti giocatori se la siano andati a leggere quella parte, dubito seriamente, però in questo caso qua, io ho voluto sempre trovarci una spiegazione, soprattutto dopo anni che abbiamo giocato. Cioè, sempre voluto trovare una spiegazione più romanzata possibile, perché poi alla fin fine non penso nemmeno sia la più corretta, ma mi sto immaginando, io parlo degli elfi. Immaginiamoci che io posso vivere fino a 600 anni, se poi nella mia cultura, io per scavolo, 100 anni, sto all'interno della mia gente, coltivo, caccio, sono bravissimo, per l'amor di Dio, ma non mi metterò mai a fare la professione, il ranger, il paladino, il mago, queste cosettine qua. È perché magari la loro percezione di vita, io in questi 100 anni vivo tranquillo, fino a che poi non arriverà il momento che devo prendere questa decisione di intraprendere questo cammino e intraprendere questa razza.
Esempio stupidissimo. Però anche questa spiegazione che sto dando così fa acqua da tutte le parti. Perché immaginiamoci una razza in via di estinzione, elfi, una società di elfi che è in via di estinzione. Nascono i bambini elfi. Io non li istruisco nell'arte della musica, della parola e dell'artigianato e del bello. Li faccio imbracciare le armi, però nel fisico per farlo. E questo è poi dove poi andiamo a parare: il realismo e la giustificazione. Vabbè, secondo me comunque anche qui, diciamo, si può aprire un altro ventaglio di possibilità, no? Cioè, come giustamente dicevi te Claudio, cioè, se anche io avessi, non lo so, spalato la cacca per 100 anni, sarei il miglior spalatore di merda di tutto il globo, perché, cioè, per forza è così. Però il discorso è che in realtà, secondo me, la cosa fondamentale è che un conto è ricevere un addestramento che ti prepara a qualcosa. Un conto poi è quella cosa di farla, ok? Ci sono centinaia di migliaia di esempi di, non so, gente istruita al parlare, alla politica, ma anche alla tattica militare, eccetera, che poi quando si trovano a dover fare in realtà quello per cui hanno studiato e si sono addestrati per anni, se non per secoli, poi cadono e trovano le loro lacune. Cioè, un conto è essermi addestrato nella caccia. Ok? Nella mia, magari, società elfica perfetta, sono stato 100 anni a caccia alle lepri, sono una bomba a caccia alle lepri. Questo non significa che io sia un ranger, perché dal momento in cui magari decido veramente di intraprendere un viaggio, per un qualche motivo X, incontro i miei compagni, che possono essere tranquillamente di altre razze, nani, meno longeve, qualsiasi altra cosa. Io lì mi sto mettendo in discussione in pratica. Cioè, io bisogna che per difendermi sappia scoccare una freccia in faccia a un uomo, non a una lepre, che non è la stessa cosa. Per quanto magari la tecnica sia la stessa, però non è la stessa cosa. Non ho mai usato, mi sono addestrato anni all'uso della spada in combattimento con il mio maestro, che mi ha insegnato l'arte della spada, ma noi tra di noi combattiamo in un certo modo. E per un motivo. Quando poi sono in mezzo a una battaglia, dove davanti non ho come avversario il mio maestro, che magari per 50 anni mi ha insegnato l'arte della spada, ma io in 50 anni ho imparato a capire come funziona, come si muove. Se sposta leggermente il piede in una certa maniera, probabilmente preparerà quel tipo di colpo che io posso, al quale posso rispondere in un certo modo. Quando mi trovo a combattere nei confronti, non so, di una qualsiasi bestia magica, ma anche di un essere umano che non ha magari tutti quei modi, ok, che il mio magari maestro elfico abilissimo con la spada mi ha insegnato. Magari è un rozzo, magari è proprio per quello che non riesco. E ecco che mi giustifico il discorso di non essere bravo nel fare una determinata cosa, ovvero faccio l'elfo, ho 120 anni, ma sono un guerriero di primo. Perché magari fuori la mia conoscenza è sì enorme, e probabilmente un duello contro un altro elfo probabilmente lo vincerei a mani basse, tranquilla, meno che lui non sia più vecchio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in un combattimento con qualcos'altro, cosa succede? Io ti Cioè, dico ho una mai cosa. combattuto contro una falange di nani? Ho mai combattuto contro, non so, un Nothug, che magari non ho mai visto, magari l'ho studiato. So benissimo che c'ha lo sguardo pietrificante, magari ho visto milioni di volte nei libri i vari Beholder, eccetera. Dritz insegna, nel senso, quante volte l'avrà letto sui libri a mezzo Berranza, milioni. Quando poi si trova nel sottosuolo profondo a dover fare botte veramente con entità del genere, cioè anche lui è in difficoltà, chiaramente. Però guarda, se proprio vuoi Ecco. seguire l'esempio di Idris Dourden, che appunto, per chi magari non lo sapesse, è il protagonista dei romanzi di Salvatore ambientati nel Forgotten Realms, quindi nell'ambientazione del Faerûn, Idris nasce in una casata nobiliare, ma come il resto degli Elfi Oscuri è costretto a imparare i rudimenti della sopravvivenza fin dalla più tenerissima età. Lui comincia a combattere col suo maestro di spada, il maestro della casata, a 12 anni, è un bambino quando prende in mano le armi, e da lì avvia un percorso di formazione che tutti gli Elfi Oscuri sono tenuti ad avere. Verrà addestrato in maniera formidabile
dentro la sua casata e ancora adolescente, sarà mandata poi all'Accademia, l'Accademia Meli MacTyr, dove altri maestri di spada provenienti da altre casate e dalla formazione dell'Accademia lo istruiranno a combattere in formazione, a cacciare i mostri, ad affrontare le torme di avversari, a combattere contro appunto mostruosità, altri umanoidi. Passerà almeno un anno a Sorcere, l'Accademia che gli insegnerà i rudimenti basilari, non tanto per lanciare incantesimi, che sarebbe una cosa specifica, ma per padroneggiare quelli che sono i doni della sua razza. Gli elfi oscuri naturalmente possono proiettare alcuni incantesimi di basso livello all'esterno, no? E lì gli viene insegnato come fare. Nell'ultima parte del suo addestramento lui verrà inviato invece, mi pare, a Arash Tinilit, che è l'accademia per i chierici, per le sacerdotesse di Lolth, e lì acquisisce tutta la formazione e le conoscenze teologiche relative alla religione dominante della sua società. A quel punto verrà inserito nelle pattuglie di studenti dell'accademia che pattuglieranno la zona circostante mezzo Berranzan, cominciando ad affrontare i mostri, orrori uncinati, svirfneblin e quella caterva di nemici che gli elfi oscuri, visto il loro candore, sono facili a farsi. E stiamo parlando di un elfo oscuro che non ha neanche 25 anni. Tant'è che quando poi lui scappa da mezzo Berranzan e va a rifugiarsi nel buio profondo da solo con una pantera astrale, cosa che dopo 10 anni, 10-15 anni che ci rimane, gli toglie il dono della voce, lui non parla più da 10 anni, lui ha già ricevuto una quantità di informazioni e di addestramenti che lo mettono in grado di avere a che fare con una razza impossibile che sono i Miconidi. Una razza di funghi senzienti, lui riesce quindi a parlarci, capisce le loro intenzioni, che è stato addestrato a comprendere gli intenti, affronta un basilisco, si acceca con una pezza, una benda, usa gli incantesimi per accecarlo, gli punta sulla testa, lo uccide. Arriva a combattere contro gli Svirfeniblin, i Mind Flayer, addirittura gli Illithid, lì cade, ma per un discorso di poteri psionici, ma non appena si riavvia fa una strage. Ora, Drizzt è il protagonista, Drizzt è il più forte e compagnia, ma come lui ce ne sono migliaia. E lui, in questo secondo racconto, ha 44 anni. Sì. Ora, detto tutto questo, ora ti finisco un attimo il discorso proprio in merito a quello che hai detto tu. Ora stiamo parlando di un Drow che vive in un ambiente estremamente ostile, che è il buio profondo. Parliamo un attimo dell'esempio che si faceva prima dell'elfo di 110 anni. Ora, a meno che questo individuo non sia vissuto per 110 anni in una campana di vetro, isolato dal mondo, in un luogo idilliaco che richiedeva solamente il cacciare le lepri, per intendersi, allora puoi giustificare il fatto che non sia buono, per così dire, a cucinare un pasticcio di cinghiale perché finora ha cucinato solo le lepri. Ma dove cacchio hai vissuto? Cioè, in qualunque posto dove vivono gli elfi, nell'ambientazione, così come dove in qualunque posto dove vivono nani e umani, ci sono innumerevoli avversari, innumerevoli controversie. Te esci dal tuo ambiente, che per quanto sia isolato, d'accordo, se ti hai cacciato lepri per 110 anni o soltanto per 5 o soltanto per 30 o per 9 mesi, cioè se io mi metto a tirare con l'arco per 9 mesi con uno che mi insegna a cacciare lepri, divento una mina. Se lo faccio per 30 anni, io divento sovraumano. I limiti sono il fatto che sono umano. Lui non è nemmeno umano, quindi dovrebbe diventare un supereroe. Mi spiego? Sì, sono d'accordo con te, ma infatti cioè, la componente che cambia, secondo me, è tutto il resto. Cioè, te è vero che sei estremamente bravo, ok? Cioè, sei probabilmente l'arciere più infallibile che sia mai esistito sulla faccia della Terra e come te centinaia di migliaia di altri, perché fino a prova contraria ce ne sono tanti quanti tanto bravi quanto te ovunque. Certo. Il problema, è, secondo me, che cambia, la cosa che cambia è quello che c'è all'esterno. Cioè, sì, è vero che, cioè, se no veramente non si spiega come sia possibile che gli elfi non dominino la Terra. Ma il punto, è Sandrino, è proprio perché? Questo, il punto di tutto il discorso è proprio questo, non sta in piedi. Sì, sono d'accordo con questo, però è una critica settica, però... È vero, però ti ripeto, cioè... Ci deve essere un motivo, c'è un perché, che ne so, e gli elfi di Evermeet non sono mai arrivati sul continente di Faerûn e hanno fatto a pezzi praticamente ogni cosa che possa calcare i piedi sulla terra. Si spiega in tutta una serie di dinamiche.
Cioè, la prima volta che l'impero elfico, non mi ricordo in che momento, insomma, incontrano i nani per dire prendono un sacco di carci nel culo. Ma questo non perché a me piacciono particolarmente i nani, No, 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 suppongo che non chiaramente. sia assolutamente influente, No, perdonami. assolutamente. No, però per dire, cioè, perché sarebbe dovuto succedere? Se questi cacchio è 2000 anni che si addestrano, perché non sono riusciti a soverchiare Perché si sono le trovati davanti una forze? razza che ha le stesse modalità. Oh, perfetto. Ma lo stesso succede poi in altre occasioni con tante altre Sì, cose. ma sono Cioè, contesti diversi. è il primo impatto, capito? È la prima volta che affronto una cosa del genere, che allora mi mette in quella condizione di, tra molte virgolette, di sudditanza. Cioè, non la so affrontare perché non l'ho mai affrontata. Per quanto sia un arciere bravissimo, tirare una lepre è diverso che tirare a un falco. Non è la stessa cosa, sono due cose diverse, per quanto molto simili, è vero, ma due cose diverse. Magari mi ci vuole 3 giorni, ammazzo tipo 300 falchi e ora so fa anche vello. Però per i primi, non so, per le prime 3 ore magari sono dei problemi, che palle, capito? Cioè, nel senso, è quello che secondo me giustifica il fatto che io sia sì bravissimo, ma che in certe situazioni magari sia in difficoltà. Cioè, i nani stessi, magari li metti davanti alla forgia, escono dalle rocce, dannazione. Cioè, nel senso, li metti davanti alla forgia, sono dei mostri incredibili. Però hanno tutte quelle lacune chiaramente relazionali proprio a causa della loro educazione. Cioè, veramente, se no, per un qualsiasi nano per 100 anni lo metti, che cacchio ne so, a leggere poesie diventerà il miglior poeta del mondo. È così. Probabilmente sì, ma probabilmente anche no, magari se si trova davanti qualcuno che, come diceva giustamente Lore prima, brucia le tappe in maniera prepotente come un umano, per dire, magari riuscirà a tirar fuori qualcosa che in confronto ai 100 anni di poesia che ha fatto lui è troppo di più. Allora il discorso qual è? Il discorso allora, se proprio vogliamo farcelo tornare, e ripeto, era un argomento giusto, come dire, un po' critico, giusto per appunto scatenare un po' gli animi. Il discorso allora che va detto è questo, che nani, che le razze longeve, evidentemente, questo è un discorso per farselo tornare, attenzione, hanno una capacità di apprendimento che è all'incirca di 10 volte inferiore o più lenta rispetto a un essere umano. Perché è l'unica cosa che potrebbe giustificare una cosa del genere. Nel Signore degli Anelli, nelle opere di Tolkien, per esempio, perché gli elfi e i nani hanno raggiunto delle vette di civiltà, di grandezza, impossibili, mai raggiunte ed eguagliate dagli esseri umani, perché sono immortali. Per esempio, lì tutto questo problema non c'è. Se te giochi il Signore degli Anelli, col gioco di ruolo o ti leggi i libri, sai perfettamente che razze come gli elfi o i nani non hanno eguali. Non li avranno mai, è impossibile. Lì non c'è bisogno, vedi, di giustificare. Il discorso mio cos'è? Visto che Dungeons & Dragons e tutta la sua struttura nasce dal mondo immaginario, bene o male, comunque di Tolkien, parliamoci chiaro, proprio questa cosa è, secondo me, un segno di quella leggerezza che ha Dungeons & Dragons, di quella che possiamo anche chiamare un po' di superficialità che ha Dungeons & Dragons. Io però spesso a volte mi trovo a farmi certe domande, ecco. Entro nella città dove abitano sia elfi, uomini che nani. Entro e c'è il mercante di scarpe elfo, per dire, che sta di fronte al fabbro umano col nano accanto che mesce la birra. Vabbè, Beh, però ti vendi delle ragazzi. scarpe incredibili. No, ti faccio delle scarpe incredibili. Io dovrei essere famoso in tutta questa parte del continente per fare le scarpe. Vabbè, anche lì dipende, no? Cioè, Beh, no, secondo me no, dipende, perché. secondo me dipende chi ti ha insegnato. Capito, ma se io sono Se hai detto. imparato dal peggior ciabattino del mondo, farò dei troiai, Farò dei troiai sicuro. magari per un mese, due, tre, 2 anni. Nei successivi 30 farò scarpe che corrono da sole, nel Vabbè, magari senso. però ti rompi le scatole e cambi mestiere e ricominci da capo, capito? Cioè, però in tutto questo, spezzo una lancia a favore di questo discorso, secondo me quando si gioca una razza del genere, un nano, un elfo, una qualsiasi delle altre razze che campano veramente tanto, secondo me dal momento in cui si crea un personaggio del genere è molto 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 carino, per esempio, accordarsi con il master per dare a quel personaggio una qualche capacità che spicchi rispetto al resto. Cioè, a me non mi dispiacerebbe se giocassi un elfo, per dire, acquisire un tot di, parlo regolisticamente parlando per Sì. capirci, un tot magari di punti abilità in più o un'abilità specifica.
Perché magari io nel mio background ti posso scrivere che per 20 anni ho fatto il panaio. E io quando ci troviamo la sera intorno al bivacco insieme ai miei compagni di su di giù e c'ho il mio, che so, i miei 500 grammi di farina di altro che ho comprato al mercato, fa dei pani incredibili, che sembra una stupidaggine, però in realtà caratterizza un sacco i personaggi, gli danno quella nota ruolistica, chiaramente, quella nota in più. Ma guarda, mi hai fatto venire a mente una cosa, quindi per così dire, per chi eventualmente si ponesse certe domande, mettiamola così, che ripetiamo, non sono assolutamente necessarie, però magari a volte uno si ferma un attimo a pensare e dice ma c'è qualcosa qui che non torna. Magari in effetti basterebbe, sotto questo punto di vista, in effetti, anche senza dare roba in più alla classe, semplicemente descrivere quello che fai in maniera esaltante. Faccio un esempio, sia Legolas che Aragorn tirano le frecce nell'interstizio creato dai colpi d'ascia degli orchi, pochi centimetri, ed entrambi colpiscono il bersaglio. Faccio un esempio, mi ricordo questa scena, Legolas lo fa con una scioltezza spaventosa, fa due passi, tutto un pa, tira e colpisce l'orco in questo minuscolo bersaglio. Aragorn, è già tanto non tiri fuori la lingua dalla bocca mentre chiude un occhio, mira quei 2 secondi in più, poi tira e lo becca lo stesso, accidenti. Basta magari anche solo differenziare la descrizione di quello che fanno, magari per dare l'idea che comunque tu lo stia facendo a un livello diverso. Ma a me sinceramente non torna solo ed esclusivamente perché sono tutti ragionamenti che stiamo facendo per giustificare questo Di come vibrano gap, gli specchi mentre ci sì, arrampichiamo sopra. questo gap di semplifico perché io poi ho questo talento di non saper parlare, è un talento rarissimo, ci ho messo 30 anni per imparare a parlare. Comunque, praticamente. Non sei Allora, un la elfo qui. conclusione è no, sono più bravo degli elfi perché ho disimparato in 30 anni, non in 520, in 30 anni ce Tanta l'ho fatta. roba. Bruciato Sì, le si è bruciato le tappe. Infatti, se sono gli elfi arrivano e fanno: ma come fai a essere così dislessico? Gli insegno. Cioè, il Certo. plurale, il maschile, il femminile, non li usate, Il sovrapponete. femminale, ma che Sì, cavolo. Sì. bellissimo. Non più mai perfetto di, cioè, gli insegno anche se cacofonie, bellissime. Però. L'ambientazione, come abbiamo detto, il Signore degli Anelli. Quando incontri l'elfo, l'elfo, mentre grinda sugli alberi, ammazza le persone. Ogni volta che muore un elfo, si ferma la foresta, piangono tutti 20 anni perché dicono: prima di farne un altro così, ci metteremo 200 anni. E lì si sente quando ti dicono: gli elfi sono bravissimi, i nani sono fantastici, però sono pochi. Rispetto a, e quindi ogni volta che ne muore uno, o comunque se in uno scontro vengono impiegati, c'è anche quell'ottica di conservazione della razza, non ci buttiamo nella mischia inutilmente, muoiono 30 di noi, è un casino. È veramente un problema quando ne muoiono tanti, anche perché siamo longevi, ma anche lo dici anche a qualche Poco parte che prolifici. esatto, ma perché i tempi giustamente si allungano. Se io vivo per sempre, vivo quanto cioè, io ero là 3.000 anni fa, ho 3.000 anni, quanti figli ho? 400 figli? Ma no, Sono ma non comunque pochi in pensiamo. 3.000 anni, pensa te. Ma non pensiamo che la ragionino così, tanto chissà quanti figli, quelli hanno sentimenti, sono legati alla loro anche la loro famiglia vivrà in eterno, quindi non è che hanno il bisogno di proliferare, questo, cioè non c'è quella spinta a aumentare il numero della razza per far fronte agli altri, questo Non è un altro sarebbero orchi. pensiero, però sarebbe che infatti giustamente quando arrivano li vincono col numero, con la forza e con il numero, però è l'ambientazione che già te lo suggerisce, c'è un elfo, l'elfo non c'è poco da dire, è bravissimo, è fortissimo. Tu vedi il mondo dagli occhi di un hobbit in quel senso, e tutto quello che lo circonda, anche Aragorn è bravissimo, ha una razza particolare anche lui. Il Faramir, la situazione è bravissima, ma quando arrivano gli elfi o arrivano anche i nani, è finita. L'elfo X che quando prende, corre, rotola, ammazza 3 persone, senza guardare, prende l'arco, scocca e ne ammazza un altro, ma perché non stiamo conquistando il mondo, giustamente, come avevamo detto prima. Però lì è l'ambientazione che te lo dice. Voi state vedendo questa parte dell'ambientazione con gli elfi che sono fatti così, dall'altra parte ce ne sono tanti altri e speriamo rimangano tutti da quella parte lì, che non è un Avvalino, è problema. un problema, Speriamo sì. che rimangano tutti lì. In un Dungeons and Dragons, non, attenzione, il sistema di regole. Noi stiamo parlando delle ambientazioni perché noi magari ogni tanto non sottolineiamo il Scendiamo. fatto che quando parliamo di Dungeons & Dragons noi stiamo parlando del Forgotten, stiamo parlando del Greyhawk, che non mi è mai capitato sinceramente, però il Forgotten è quello che ci Poco, abbiamo sì. cercato di più. Lì invece è una visione più semplificata, più superficiale,
giusto per dare la possibilità a tutti di aggrapparsi a dei paradigmi, a degli assiomi del fantasy che sono, prendo l'elfo. Ma io ho preso l'umano, quindi? Cioè io quindi cosa faccio? Non sono bravo come l'elfo. No, no, partiamo tutti tranquilli. Ricordiamoci invece quando abbiamo fatto l'esempio di Drizzt. Lui è un drow, ha regole, il drow è razza potente più 3. Gli altri partono di terzo livello per equiparare il suo primo livello. Ma, e poi ricordiamoci, tutti insieme ce lo ricorderemo sicuramente, giocatelo come razza potente oppure giocatelo come razza liscia. È un elfo, date la stessa caratteristica dell'elfo, però metteteli che è cieco alla luce e come talento parte con vista, che è, cioè, adattamento alla luce diurna, che c'era proprio il talento per adattamento alla luce diurna. Ok. Stiamo parlando del Forgotten, dove, attenzione, qui lo dico, qui lo nego, critiche sterili senza mai dubbio, tu cammini per la foresta e per sbaglio inciampi sulla corte di draghi blu. Cioè, non è una cosa di... Cioè, è un incubo il ferro. È un incubo, capisci? Cioè, la corte degli elfi non morti a Evenings, cioè... Allora, inizia a essere un discorso un pochino più strano. Ricordiamoci invece quando abbiamo giocato a Simbarun. Sei un uomo, sei un barbaro, sei un orco. Sei nato già praticamente formato e non si sa quanto campi. Sei un goblin. Sei nato da pochissimo, sei bravissimo, ma perché campi come uno scoiattolo a 20 anni? Camperai pochissimo. Prendi l'elfo. L'elfo l'hanno introdotto a giocarlo in qualche regola opzionale. E già lo dice. Gli elfi sono entità imparagonabili. Infatti ti suggerisce certe volte di giocare l'umano rapito. Sì, infatti hanno dato questa alternativa, esatto. Altri giochi fantasy, ora come ora, ragazzi, sono sincero, non è che me ne stanno venendo in mente per fare questo tipo di paragone, ma se prendiamo l'ambientazione che hanno fatto del Il Signore degli Anelli per la quinta edizione, prendere l'elfo lì, ecco perché io personalmente non me la sento di giocarla come ambientazione. Le meccaniche di D&D, tranquille, lisce, molto spensierate, e tu prendi un elfo e giochi nella Terra di Mezzo. È un grande ostacolo. Non è il fatto, ruoliamola, ci mancherebbe altro, e sono l'elfo, ogni passo che faccio sto già pensando a 57 modi per fare prima, il passo della montagna lo conosco, era in questa canzone, te la canto in questa lingua che non conosci, Ganzimo, lo stiamo rendendo tantissimo. Sì, ma se già il giocatore giustamente dice io voglio fare la guardia scelta del re Tote, c'ho 1000 anni. Un veterano di guerra. E cosa sei, un guerriero? Non è possibile. Dovresti essere tutte le classi disponibili. Anche l'equipaggiamento che hai addosso lo descrivono come unico. Fatto non su misura, è unica come... Ma una corazza di un soldato elfo vale il riscatto di un re degli uomini, dice il Silmarillion. Sì. Quindi in questo caso qua, secondo me, è la differenza alla fin fine di tutti questi ragionamenti che stiamo facendo è... Come facciamo a farci andare bene e quindi non farci troppe domande del perché un elfo di 120 anni sta accanto all'umano di... Che poi anche lì, allora hai preso il guerriero, sì, quanti anni hai? 20, 22, 23, 30. Esagerando. Anche lì, ricordiamoci una cosa, hai fatto l'umano di 30 anni e sei un guerriero di primo, sapendo già che in realtà l'umano, visione magari medievale... Che tu hai già a 18 anni le cose le devi saper fare, a 16 anni ti magari sposi. Ti sposavi, esatto. Cioè, quindi te, a 16 anni magari hai già fatto una campagna militare, o magari il tuo villaggio è stato, mondo fantasy, attaccato alla viverna, te hai visto la morte in faccia, e quindi si dice, 30 anni guerriero di primo, no, il mio personaggio quando sarà cavaliere della cerchia interna, della città impossibile, combatte con l'arma a due lama, con la doppia lama, troppo bello, armaturone impossibile, ha 30 anni. Che sarà il massimo del vigore di questa persona qua. Anche lì, quando prendiamo la scelta dell'umano, dov'è che invece ci dilunghiamo sul fatto, no, facciamolo vecchio, ci sta tanto che sia vecchio, manco lo stregone, il mago. Allora lì ci sta, che anche se, perché è conoscenza, quindi ci sta che sia avanti con l'età. Se no io, quando abbiamo preso gli umani, raramente ho sentito andare sopra i 25-30 anni. Sì. Sempre per il discorso di, ma... Non rende a quest'età che è di così basso livello, che sa fare così poco. Ma te pensa, ci facciamo queste domande sugli umani. Non rende a 30 anni che sei di primo livello. Beh, comunque, anche il nano di 70 ad 80 anni non rende che è di primo livello. No, io sto parlando elfi e umani. I nani personalmente non li ho mai giocati, li ho sempre visti, ho visti giocare...
ci stanno tantissimo in tutte le salse, vanno alla grande. Io sto parlando proprio degli eccessi. Ecco perché certe volte a questo punto è meglio dire hai preso una razza potente, partiamo di livello più alto. Perché? Perché se nel gruppo c'è, come si chiama, il celestiale, che era tipo classe razza potente più 3, più 4, non mi ricordo, sei un guerriero di primo, sì. Più 2 a questo, più 2 a questo, più 5 a questo, voli, leggi nella mente, Danni vita incantesimi extra, bonus plus armatura, fini salvezza. innati. Però giustamente, è una mia idea. Non può andar bene, cioè non, la giustificazione che stiamo cercando di dare fino adesso, se poi guardiamo da dove viene tratto il tutto, che sono delle idee di Signore degli Anelli, mitologia nordica, mitologia di chissà quale altro Mediterranea, sì. qualsiasi cosa. L'elfo è l'elfo. Dubito che se andiamo in giro adesso a chiedere come ti immagini l'elfo, le descrizioni saranno troppo diverse da quello che ci ha insegnato il Signore degli Anelli. Sì, magari lo modificano la razza, il colore della pelle, perché maschi, femmine, società matriarca, tipo Edro, invece società patriarca normale. Sì, ok, ma l'idea è che l'elfo è alto, c'ha l'orecchia a punta e vive più dell'uomo. E allora a quel punto, già così, in un'ambientazione come il Forgotten, è meglio che non te la poni la domanda. C'è 120 anni, sei a posto, va bene così, giochiamo. È così. E poi anche lì te lo alza tantissimo il livello di ruolare. Facciamo conto che abbiamo fatto proprio quello nella campana di vetro. L'elfo che proprio adesso sta uscendo dal suo guscio e sta andando fuori a farsi la sua vita. L'umana arriva e ti dice: questo qui è uno degli inverni più freddi che abbia mai visto. Ma che dici? Quello c'ha 120 anni, ne ha visti 120 di inverni. Dicendo: guarda, 100 anni fa c'è stato l'inverno più freddo che abbia mai visto in tutta la mia esistenza. Lui può dire esistenza, te devi dire vita. Lui dice esistenza, giustamente. Ma no, perché quando eravamo qua, la città, Baldur's Gate, le mura. Non No, guarda, c'erano quando ero mio piccolo io. padre me l'ha descritto, era un villaggio di pescatori. Però uno che ti risponde così, a dadi, è bravo quanto te. E poi lo Per pigli su. rendere, per, ovviamente. Sì, poi lo pigli sul cazzo subito, mi spiace, ma. Secondo me è un po' così. Lo prendi perché l'hanno messa all'interno di un ventaglio di scelte per proporre i fantasy. E anche lì, prendo il Draconide, nato dal drago, il sangue umano. Anche lì, quando nascono, alti 2,80 m, pelle di scaglie, e te mi stai dicendo veramente che quello là è troppo grosso, è eterno, è un drago, non mi ricordo nemmeno quanto campa. Eric. È per dire, scegli quello che vuoi, innamorati dell'idea del personaggio che hai e tutti a dadi siamo tutti contenti perché nessuno, a livello di regole, poi vabbè, talenti, abilità, tutte le cose che sappiamo anche noi, nessuno di noi è soprevarica quell'altro a livello di regole, quindi tutti avranno le stesse scelte, tutti potranno fare le stesse scelte, potranno tirare gli stessi dadi, potranno arrivare a determinati tipi di risultati, chi con la magia, chi col fisico. Però se poi vai a vedere la No, questa è una profondità cosa, questa è una della cosa questione. giusta, questa qui che stai dicendo regolisticamente è una cosa giustissima. Sarebbe folle se così non fosse. Persino nel gioco di ruolo del Signore degli Anelli, per quanto alcune razze siano incredibilmente più forti di altre, più prestanti, comunque sono più o meno al pari delle altre. Era un ragionamento quando uno si trova a fare il background di un personaggio del genere. Il discorso dell'inverno che stavi facendo tu, io ne ho visti 120. Pensa, faccio ora un esempio, si va da un estremo a un altro, pensa tu. Io o Sandrino, nella giornata fredda, fuori sta nevicando, è quella giornata che mi metto la musica tot, faccio determinati tipi di pensieri, no? Quando crei la tua autocoscienza come individuo. Bene, tutto questo ci forma come persone, ci dà la nostra saggezza, ci dà il nostro metodo di pensare, i nostri percorsi mentali. Tu pensa a un individuo che ha avuto tutto quel tempo per discendere nei meandri della sua mente, per farsi domande, per farsi domande su come il mondo, del perché, il suo rapporto con le cose. Non è soltanto un fatto di sono bravo a tirare con l'arco, è la mia mente che è oltre. Quello è il motivo per cui a me piacciono come razza, sia i nani che gli elfi, anche se i nani poi sono molto più stereotipati sotto tanti punti di vista, e questo secondo me li limita ed è un peccato. Però comunque a loro volta i vecchi nani sono saggi, sono degli oracoli. E hanno detto quante esperienze di vita si sono fatti, come possono leggere un'altra persona nella sua emotività, nel suo modo di comprendere le cose, cosa ti possono spiegare, quanto ti possono aiutare a crescere. Vabbè, sono tutti spunti poi di Discorsi, sì. ruolo e altro che sono interessanti.
Sì, anche lì ti vuoi fare il personaggio nano? Il nano che crea il gioiello impossibile da regalare. Quanto ci ha messo a fare questo gioiello? 5 anni. Lavora solo su questo. Anche lì, arrivederci. Te cosa hai fatto? Il picchiere umano. Questo ha fatto un personaggio, ci ha messo 5 anni per fare questo gioiello. È perfetto. E Cosa dall'altra devo dire? parte, cosa ti devi dire? La cosa divertente degli umani è il paragone che abbiamo sempre fatto, quello lì che vivendo poco, relativamente poco, danno tanto e subito agli occhi delle altre razze. Perché per l'umano in realtà fa la sua vita normale. Non Certo. si fa magari queste grandissime domande. Ma l'elfo dice: guarda, questo qua ha 17 anni, è già in armatura. Questo qua sta già andando in giro per il mondo e padroneggia le arti mistiche. A quest'età qua, la mia razza a quest'età qui gli stanno spiegando cosa vuol dire percepire l'altro, perché noi ragioniamo in un'altra Certo. maniera. Invece guarda loro, è vero, barbari, però guardali. E allora lì sì, è tutto un altro paio di maniche, però si parla di sì, interpretarlo, però a regole non rende, quando anche si ragionava di Warhammer. Gli umani dell'impero, fantastici, ti prendono a cannonate, se non muori a cannonate ti ci camminano sopra con gli zoccoli, non bastano nemmeno quelli, c'hanno i carri a vapore, va benissimo così. Dall'altra parte arrivano gli elfi di Ultuan col mestro di spada che si dice che la testa dell'avversario ha toccato terra prima di capire che aveva estratto la spada. E cos'è? Di quanti ce ne sono di maestri di spada? 1000. Ah, ok, va bene. Però anche lì Vedi, la concezione vedi, dell'elfo era quella. ma Un attenzione, elfo infatti era a Warhammer solo. Fantasy, qua non dico ti sconsiglia di giocare l'elfo, non è così, però nelle tabelle base di scelta del personaggio, se te scatterizzi la creazione del personaggio, soprattutto nell'ultimo manuale, la percentuale che esca fuori un elfo, che tu possa giocare un elfo, mi pare sia del 5%, inferiore al 10%. È per questo, è così che anche che sotto le nuvole, perché sono pochi relativamente, questi abitano un continente, sono comunque a milioni dove stanno loro. Poi lì È c'è che tutto è il un discorso. personaggio impegnativo, molto impegnativo. Warhammer, quando si parlava, che poi il GDR di Warhammer è un adattamento, in realtà un'ambientazione che è nata per un gioco di Sì, miniature. certo. Comunque, anche lì, quando poi si va a giocare sul tavolo, il numero di unità può variare di poche decine, non è che dall'altra parte porto 30 miniature, dall'altra parte ne porto 2000, per rendere l'idea. No, non Porti funziona 90 proprio e così. 120. Quindi in questo caso non è nei numeri che trovi la spiegazione, ma per far sì che tu possa giocare alla pari contro l'altro giocatore, anche se porti l'unità di picchieri, hanno fra i 20 e i 27 anni, quello c'ha la gamba di legno, in 5 fanno un equipaggiamento completo contro picchieri elfici, nobili, ganzissimi, immortali, hanno visto 30.000 ere. A livello di dadi, poi le regole vanno adattate per permettere ai giocatori di scontrarsi. Certo, Ed è certo, la certo. stessa cosa che poi percepisco prendendo in esame l'elfo che c'ha 120 anni, l'umano che ce n'ha 20, partono tutti e due di tranquilli, tutti e due di primo livello, eh. Non c'è nessun problema, tutti potrete fare la stessa cosa, perché è un gioco. La vedo più che altro così. Tutte le spiegazioni che ci possiamo dare è un adattamento a dire: ma sì, dai, vediamola così. Poi è molto soggettivo e personale, ti ripeto, non sono Sì. domande che sono necessarie ai fini del No. gioco, assolutamente. È giusto tutto questo nostro chiacchiericcio di questa puntata che tratta appunto le razze longeve. È soltanto eventualmente per magari far fare giusto una domanda, giusto una presa di coscienza comunque su cosa stai giocando. Soltanto anche per suggerire che quando magari butti giù un background, pensaci, ora chiaramente butto giù un background di un personaggio di 110 anni, posso scrivere 1 milione di pagine sul background di un umano di 24. Non so se stiamo parlando se gioco un nano di 70 anni. Però magari, chissà, ti puoi sbizzarrire, puoi non necessariamente andare a giustificare le tue potenzialità in gioco, ma tanto una formazione di carattere, la formazione di una certa visione del mondo, figlia magari di tutta una serie di esperienze maturate in un ampio arco di tempo. Questo ti permette di giocare personaggi unici sotto questo punto di vista, giustificati nel modo che poi decidi appunto di giocarli, con le spalle molto più larghe rispetto forse a un personaggio diverso. Anche perché fondamentalmente ti puoi sbizzarrire facendo un personaggio, background di un personaggio del genere, a tutta quella serie di eventi formativi che ti hanno portato a essere così come sei. Se per un umano, come si diceva prima, di 17-18 anni che fa il guerriero di primo, per dire chiaramente le sue esperienze che lo hanno formato sono una manciata.
possono essere dumanciate, una decina di cose particolari che lo hanno fatto, che hanno fatto sì che sia così com'è. Chiaramente giocando una razza diversa, longeva come può essere veramente, come si è detto finora, l'Elfo, il Nano e tanti altri, uno si può veramente sbizzarrire sul buttare su carta tutti quegli eventi che possono aver fatto deviare il modo di essere nei confronti degli altri di un personaggio del genere. E ti viene in mente, cioè, sembra uno stereotipo brutto, no? Su gli elfi spocchiosi e quello e quell'altro. Però effettivamente se ci pensi, la prima cosa che uno gli può venire in mente, quando il bimbetto ti dice davvero, cioè ho passato, boh, questo è il peggior inverno della mia vita, cioè quell'altro giustamente, Come anche fa a non per, guardarlo cioè come dall'alto fa a non, basso? esatto, come fa a non dirti nulla? Cioè o ha un carattere che è propenso al sto zitto, vabbè, bravo ragazzo, grande. Cioè, si pone nei confronti dell'altro Coscienzioso. come pari, esatto, magari sono più coscienzioso, o altrimenti è inevitabile che la relazione sia dispari. Cioè, per Certo. forza ti dirà, però cavolo, cioè, mio padre mi ha raccontato che 300 anni fa è successo questo, questo e questo, Che prima lui che c'era. nascessi. Esatto, cioè, e te fai, sì, vabbè, giustamente il bimbetto di 16 anni ti fa, sì, ho capito, però anche meno. Cioè, capisco che tu abbia tutte le tue esperienze, cioè, capito? Quindi, secondo me, sono dinamiche che sono ganze da arruolare. Cioè, Assolutamente. l'elfo, io non ho mai giocato l'elfo in tutta la mia vita. Non so perché preferisco altre razze, però mi piacerebbe una volta provarlo e diciamo, il pensiero di mettersi lì a dire, ok, definiamo il carattere di questo personaggio, come si relaziona col mondo, come si relazionerà con gli altri, e che tipo di carattere ha, eccetera. Cioè, è la parte secondo me più difficile del semplice scelgo la classe, cosa voglio fare da grande. Perché cosa voglio fare da grande posso veramente dire, voglio, non lo so, sterminare i draghi sulla terra. Perché E ci sta tanto che c'ho prima o poi ci tipo. arrivo. Esatto, perché tanto ho 3.000 anni, che cazzo me ne frega del tempo, cioè non è un problema. Capisci? Lì poi ti puoi sbizzarrire veramente in un modo, in un ventaglio di possibilità pressoché infinito. E questa secondo me è la cosa ganzissima che ti dà la possibilità di fare una razza longeva. Cosa che per ovvi motivi, l'umano, meno che l'halfling o lo gnomo, chiaramente non ti permettono di fare. Cioè le mire saranno totalmente diverse. Cioè, mi posso aspettare devo forgiare, non so, il nuovo Silmaril per un nano, non me lo posso aspettare da un gnomo, perché non camperà così tanto per riuscire ad Da un arrivare a Earthling, un sì. livello, esatto, sì, da un Elfling, scusa, non camperà così tanto per riuscire ad arrivare a quel livello. Per quanto potrà fare qualcosa di incredibile, ma non potrà mai essere così. L'importante è che l'Elfo non glielo faccia notare, perché poi diventa brutta Io la faccio cosa. giusto, no, assolutamente diventa un casino. Io faccio giusto un ultimo esempio, un paragone fra due giochi di ruolo, molto diversi fra di loro, assolutamente, ma che hanno forse qualcosa in comune per ora chiudere appunto questo episodio. Quando si gioca a Vampiri, Vampiri la Masquerade, solitamente si fanno personaggi vampiro di alta generazione, quindi relativamente giovani che si sono affacciati da poco nel mondo di Tenebra. Tant'è che a volte già essere stati vampiri, cioè partire il gioco con un personaggio che è vampiro da 70-80 anni, insomma, è già considerato uno non scafato, no, per l'amor di Dio, però comunque già abbastanza avviato. 70 anni da vampiro, magari sei stato abbracciato, la formazione del vampiro appunto, quando ne avevi 30, in totale tu hai 100 anni. Il tuo sire, o il sire del tuo sire, vale a dire il vampiro che ha creato il vampiro che ti ha creato, se è ancora in giro nelle notti moderne, ha 400-500 anni e il gioco preme tantissimo, Vampiri la Masquerade intendo, sulla disumanizzazione. O sul cambiare, tanto che sono paragonabili a quasi una mentalità aliena, quella è appunto la mentalità aliena dei vampiri più antichi, più vecchi. Io, per esempio, se mi dovessi, detto questo, se mi dovessi immaginare a Dungeons and Dragons, di parlare un PNG, il gruppo va a parlare con un saggio elfo o un saggio nano, facciamo l'esempio dell'elfo perché abbiamo corso su questa linea finora, che ha 500 anni, questo ti guarderà e interagirà con te in maniera molto strana, secondo me. Non sarà rimasto poco, secondo me, di umano. Ora poi dipende anche lì dalla circostanza, dalla società e quant'altro, siamo tutti d'accordo. Però questo magari è uno che ha regnato,
o ha vissuto appunto per 500 anni. Tante cose avranno completamente perso di senso ai suoi occhi. Tutto quello che ti rende umano nella piccolezza dei gesti, delle piccole percezioni, magari per lui non avranno alcun senso. Ci sarà anche un problema, secondo me, di comprensione per esprimersi con un'entità del genere. Per me, se è un'entità. No, secondo me è un paragone buono in questo senso. Secondo me, Beh, a quel poi. punto si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di dire: c'è il personaggio umano, tira su conoscenze e storia. Ok, te, l'elfo, quanti anni hai? 250 anni, tira su conoscenze della tua vita? Perché? Perché le hai vissute queste cose? Infatti non sarebbe brutto, No, non detto questo, sarebbe. aggiungere delle regole che poi se ci pensi bene sono soltanto rolistiche alla fin fine, sono utili anche al gioco, di dire magari conoscenza centenaria, conoscenza secolare. Fai un test, anche se non hai l'abilità, puoi comunque utilizzare il tuo punteggio D con questo bonus in base all'età che hai, giusto per vedere se comunque questa conoscenza potresti averla Perché magari intesa o l'hai vissuta, acquisita. avrebbe senso sì, però non lo so, li ho sempre visti giochi ora con tutti quelli che abbiamo fatto, l'evoluzione che c'è stata, alcuni giochi non troppo attenti a determinati tipi di dinamiche, tante regole all'epoca erano fatte proprio in casa, quindi secondo me quando è stato creato il gioco non c'è stata apposta tanta attenzione sotto questo aspetto, perché no, adesso invece c'è la possibilità e anche lì inventarsi una regola, dare una... Chi ha il personaggio elfo e ha quanti anni hai? 200 anni. Quando il master descrive qualcosa, l'elfo, tipo, il personaggio elfo, il giocatore ti può chiedere: ma è successo durante il mio arco vitale? Io ero vivo quando ero nato quando è successa questa cosa? Sì, posso averla sentita? Sì, tira. Tira perché sei elfo, c'eri quando è successo questa. Tu e poi l'hai saputa la caduta di una voce che ha girato mezzo mondo in pochissimo tempo. Allora lì sì, diamo anche un senso al. Diamo un senso. Diamo un ulteriore valore aggiunto al fatto di dire a un elfo che ha 200 anni. Che poi Certo. attenzione, anche lì ci stiamo magari sorvolando su un piccolo dettaglio. Hai fatto l'umano? Va bene. Quanti anni hai? 16? 17? 18? I 18 anni dell'umano sono i 120 anni dell'elfo? Quindi, se tu ne hai 20, sei sui 180? 200? Proporzione. Ci devi fare anche questa proporzione. Se poi di proporzione si può parlare. Perché, come abbiamo detto prima, quanti anni hai? 500 anni. E c'è ancora il fisico di un trentenne? Un quarantenne? Veramente lui ti dice: c'è questa cosa, c'è una missione, dobbiamo assolutamente aiutare queste persone. Ne ho viste così tante, le situazioni si risolvono sempre allo stesso tempo. È inutile immischiarsi. Perché Perché? dice, Perché in esatto, 500 perché anni ne ho è viste di cose del quello che genere? volevo dire prima, sembrerà disumano, no? Quel distacco, come dicevi anche Sandrino, quell'arrogante, no? Lui magari ti dice, lasciate stare, non andateci a salvare questo villaggio, perché? Perché quando verrà distrutto, passeranno 2 generazioni e ne costruiranno un'altra. Non cambierà niente, tranquilli, pace. Te dice, ma moriranno! Sì, come milioni di altri come loro sono morti nella medesima situazione, nessuno ha fatto niente, non vedo perché devo perdere magari il mio prezioso sangue. Ha senso, no? Caso sì. Giustamente perché vengano solo io. Non l'ho detto io. No, non ho mai preso personaggi elfi, mezzelfi, non mi No, sono mai infatti, Lore. piaciuti No, infatti. come razza assolutamente. A parte, no, ho sempre preso l'umano, l'umano a mani basse. L'elfo non lo so, il mezzelfo l'ho preso volentieri certe volte. Perché il Perché la via di mezzelfo mezzo? è una via di mezzo. È il È una via di compromesso mezzo. giusto, sì. È diverso. Ah, io guarda, quelle poche volte che ho giocato come giocatore, ho preso elfi, ho giocato i nani. Guarda, io sono vera potrei definirmi super partes, perché quasi super partes, perché mi piacciono veramente entrambi. Tuttavia, mi sono sempre fatto le stesse domande su tutti e due. Questa puntata è molto egocentrica, in realtà, se la vogliamo vedere sotto questo punto di vista, perché mi piaceva sapere cosa ne pensavate anche voi a riguardo, perché, ripeto. Quando giocai il nano mi dissi, ma per esempio, l'ultima cosa poi magari si chiude. Mi ricordo il personaggio di Edoardo che fece un nano a Aod a Warhammer Fantasy. Lui si era fatto, mi ricordo, si è proprio a Karazakarak, insomma, una tra le principali città rocca dei nani. Aveva vissuto lì per più di un secolo abbondante, quasi 150 anni, tantissimo, e si era fatto una famiglia, aveva tipo 4-5 figli. E a un certo punto nella sua vita aveva avuto un'epifania e il suo personaggio si era chiesto: ma io sto buttando via la mia vita, c'è un mondo là fuori, io non posso star qui soffocato da questo nulla. E dichiaratamente da parte sua, codardamente, aveva abbandonato la sua famiglia, la sua fortezza, tipo in piena notte, per quello la notte nel sottosuolo, però insomma alla chitichella,
E si era avventurato nel mondo esterno, sapendo che sarebbe stato ripudiato. Lui ha ripudiato il mondo, invece ci deve essere arrivato. Cioè, 150 anni di monotonia, giustamente ti farebbero impazzire. E anche lì è curiosa come cosa, no? Cioè, c'è un personaggio che alle spalle ha due vite in termini umani, no? Finché uno dice, guarda, ne ho altre quattro da vivere, fammi andare a vedere il mondo. Ganzo, mi piacque come idea, ecco. Un po' codardo, un po' vado con gli umani, sto con i miei, potrebbe essere carino come cosa. Molto bene, siamo allora arrivati alla fine di questo episodio, che fondamentalmente è stata una piacevole chiacchierata sulla cenere e sul vento, però erano appunto domande su cui tenevo quantomeno a condividere con voi le riflessioni, le possibili risposte e gli aggiustamenti magari in gioco. Detto questo, ci vediamo quindi martedì prossimo, sempre dalle 7 del mattino, per un altro episodio del podcast, per la rubrica sulle strade dell'avventura, alla seconda puntata di quelle dedicate alle varie classi dei giochi di ruolo. Stavolta parleremo del canto e il silenzio. Da Moiser GM un saluto. Da Sandrine un saluto. Da Lorenzo un ciaone. E che gli dèi vegliano sui vostri tiri di dado. Ciao.